Place to be Siena Top 10. Ecco i 10 migliori eventi della settimana a Siena e provincia. Sigla! Venerdì 20 ottobre ripartono i venerdì di Biovita, le serate in cui la cucina sana, naturale, stagionale, macrobiotica è accompagnata da intrattenimenti creativi. Per questa prima serata a Veglia col Bio, gli attori della compagnia QQQ, quei che conta, ceneranno in mezzo a tutti raccontando novelle e vecchie storie di una volta. Venerdì 20 ottobre presso la birreria The Rock a Siena si terrà il concerto live di Aromatica Duo. La filosofia musicale ricercata è quella di creare un'atmosfera piacevole, morbida e speziata. Tra un soffio di blues, una spolverata pop e un pizzico di reggae, il tutto accompagnato da gustosi piatti e buonissima birra. Sabato 21 ottobre presso il Teatro dei Leggeri a San Gimignano si terrà la presentazione del nuovo disco dei Perfect Cluster. Dalle ore 20 Wine Bar, pre-concerto a cura di Wild Elsa con selezione di ottimi vini prodotti da alcune delle migliori aziende locali. Sabato 21 ottobre ritornano gli eventi Piano e Forte al Jazz Club Un Tubo a Siena. La serata parte dall'aperitivo con l'accompagnamento musicale di Danilo Tarso per poi proseguire con Palazzo KG e Friends, ingresso libero. Domenica 22 ottobre presso il complesso museale Santa Maria della Scala si inaugurerà la mostra di Ambrogio Lorenzetti. Fu uno dei più grandi pittori dell'intera Europa del secolo XIV, universalmente noto come il pittore del buon governo, ma fu anche un artista dall'incontenibile creatività. La mostra, i laboratori e le visite guidate dureranno fino al 21 gennaio 2018. Domenica 22 ottobre l'artista Vincenzo Frattini realizzerà installazioni site-specific nei luoghi topici del territorio della Contrada di Val di Montone. La performance dell'artista inaugurerà la rassegna culturale e artistica Impronte Urbane, la settimana del contemporaneo presso la Contrada di Val di Montone. Come tutti i mercoledì, anche questa settimana non mancherà Meet Art and Wine, evento con degustazione di vini e mostre di artisti emergenti. Questa settimana vini da tutto il mondo e la mostra di pittura di Martina Salvatore. Venerdì 27 ottobre alle ore 15 presso l'Università degli Studi di Siena in via Roma ci sarà un incontro imperdibile con uno dei fotografi di National Geographic più autorevole del momento, Randy Olson. Lui si racconterà con decine di progetti svolti per la rivista che gli hanno permesso di visitare oltre una cinquantina di paesi. Venerdì 27 ottobre un evento straordinario presso la Pinacoteca Nazionale. Oro di Vita, Vita d'Oro, lo spettacolo con 30 danzatori dai 7 ai 30 anni che si sviluppa attraverso le emozionanti stanze della Pinacoteca di Siena. Regia e coreografie Irene Stracciati, musica dal vivo Giulio Stracciati. Venerdì 27 ottobre inizia il weekend che celebra la 60ª Sagra del Tordo a Montalcino, con il sorteggio degli arcieri dei quartieri che dopo la provaccia di tiro con arco si sfideranno domenica al torneo grande fra i quattro quartieri della città. Durante tutto il weekend degustazioni, balli del gruppo folcloristico e corteo storico per le vie cittadine. Se ti è piaciuta questa puntata, faccelo sapere nei commenti. Tutti i suggerimenti che ti vengono in mente sono ben accetti. Se vuoi essere al top, condividi e metti mi piace. Posta foto e video taggando Place to be Siena ogni qualvolta e partecipa a qualche evento per avere maggiore visibilità. Se ti interessa un approfondimento, contatta la nostra redazione. Ci vediamo la prossima settimana, stesso giorno, ma tanti posti diversi. Ciao da Sara e da Place to be Siena.